Inizierei da tre punti, insomma, forse da condividere su perché siamo arrivati fino ad oggi. Lo farei velocemente. Il primo è questo: sono 10 anni che noi, anche al nostro interno, pratichiamo un bombardamento sul culto del maggioritario, il culto del maggioritario e della virtualizzazione della rappresentanza ai fini della decisione politica. Quindi quello che abbiamo prodotto è che ciò che noi chiamiamo la maggioranza è la virtualizzazione della maggioranza, il culto dell'esecutivo e del capo. Sotto questo capo non è detto che debba esserci qualche cosa, c'è solo la decisione. Ora, se non partiamo da qui e non ricordiamo quello che diceva Kelsen, che la rappresentanza degli elettori è una finzione politica, la democrazia è un sistema con l'assenza di capi. Se non ripartiamo da un fondamento della democrazia, non capiamo perché siamo arrivati a questo punto, che è un elemento fondamentale. È evidente che questo leader è un leader vuoto, è un leader che muovendosi nell'ordine simbolico dei media dove si svolge la doxa politica, perché politica, giornalismo, opinionismo, i sondaggisti, i consulenti fanno parte della stessa doxa, e per quello che poi diventano autoreferenti, perché si frequentano, sono conniventi, fanno parte dello stesso campo. Quindi parlano delle cose di cui si parla normalmente a cena. Questo leader qua, lo dico perché Gasbarra così si fa un'idea, è perennemente giovane, twitta, chatta, è cool. Io non so Perché tanto no, no, giovane, no, 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 mai, 49 no, no, ancora, dico, mai, dai, via. è finto giovane perché deve essere veloce, deve dimostrare una certa agilità, cioè si deve dimostrare agile dal corpo politico che dovrebbe rappresentare. Ora dobbiamo partire da qui, che è un punto fondamentale, che è il motivo per cui si producono, e questa è la seconda questione, dei partiti che sono in franchising. Il PD, SEL, sono dei franchising dove le sedi territoriali hanno le licenze d'uso che a livello nazionale vengono date sui simboli, sulle campagne nazionali, sugli slogan. Le sedi territoriali si limitano a disporre di questi simboli e li portano agli elettori. Ora, ovviamente, i media, le tessere, le correnti sono le cassette degli attrezzi di questi affiliati. C'è un bell'articolo di un economista, un bel saggio di un economista che si chiama Levitt, sul perché i criminali stanno a casa di mamma, perché quando uno vede un criminale dice questo sarà uno scienziato, poi lo guarda da vicino e dice no, sta a casa di mamma, a malapena se la batte. Perché? Perché questi sistemi che sono piramidali producono la mediocrità. Per essere Riina non devi essere un elaboratore politico. Per essere un affiliato di Riina non devi essere un elaboratore politico, devi essere uno fedele, connivente, che porta gli interessi del capo. Il partito in franchising funziona così, e questo è l'effetto di un sistema che dura da 20 anni. Se non ripartiamo da qui e dal terzo elemento, c'è una crescente integrazione dei partiti nello Stato. I partiti sono lo Stato. Se levate lo Stato e l'amministrazione pubblica ai partiti, si sciolgono perché non hanno le risorse economiche per gestire questi affiliati. Quando la Camorra ha. Scusate, dico, ma è solo l'enfasi. Quando la Camorra ha difficoltà a finanziare gli affiliati, va in difficoltà tutta l'organizzazione. E se facciamo un'analogia. Scusate, l'ho fatta, insomma, ma Abbiamo dico capito. però, ecco, dico però, scusate l'analogia, però se qua non ci sono le risorse pubbliche, quindi se manca l'amministrazione pubblica, anche i partiti vanno in difficoltà, non hanno più le risorse per tenere in piedi questo franchising. Allora, a mio avviso, dobbiamo ripartire da questi tre elementi. Cosa si può fare dando, non dico per scontati, però partendo da questi tre elementi. Innanzitutto, io dico, faccio, secondo me sono quattro le questioni di cui bisogna parlare, e hanno tutte a che vedere con la lotta contro la cultura della rassegnazione, perché questa forma, questi tre elementi,
producono la rassegnazione. Producono rassegnazione e il culto della sconfitta, cioè l'ideologia della sconfitta, per cui non c'è possibilità di fare nulla, che è il modo, diciamo, per scomporre qualsiasi fila e qualsiasi tentativo di organizzazione. Il primo elemento è le primarie, sono fondamentali le primarie di coalizione, perché gli elettori molte volte fanno quelle che le oligarchie non riescono a fare, quindi sono fondamentali, ma non bastano se un partito vuole avere come compito quello della trasformazione sociale, perché un sindaco bravo eletto non riesce a cambiare la società, l'economia, l'organizzazione territoriale. Quindi i partiti sono fondamentali. Che immaginiamo dopo leader cosa faranno i sindaci quando hanno vinto un'elezione? Cosa fanno? Niente se manca l'organizzazione sociale, se manca l'organizzazione sul territorio dei partiti, se manca questo corpo intermedio. Quindi non basta, anche se i dirigenti e i partiti sono un ostacolo appunto a questi leader che non li vedono bene, Noi, secondo punto, dobbiamo saper dialogare con le istituzioni di movimento. I movimenti producono delle loro istituzioni. Quando vedo Giulio, intanto siamo amici, insomma, quando vedo Giulio Marcon, sbilanciamoci. E perché uno chieda sbilanciamoci molto di più di quello che sbilanciamoci riesce a dare? Lo chiede a Senura quando? Lo chiede alla Rete Italiana di Giustizia Ambientale e Sociale? Perché glielo chiede? È elaboratore di politica, sbilanciamoci. Fa quello che i partiti non fanno più, perché nel frattempo si sono nutriti delle ideologie neoliberiste che portano all'individualismo e alla rottura delle istituzioni, perché là dentro c'è questo. Per 20 anni, quando abbiamo visto la nostra formazione, i nostri seminari erano tutti liberisti, dove ti dicevano che il problema in Italia è rompere la schiena al sindacato. Solo questo è l'elemento. Quindi a qualsiasi forma, ma non è la questione del sindacato, qualsiasi forma di organizzazione intermedia che è un ostacolo, che impedisce, che rende le cose molto più difficili. Allora dobbiamo saper dialogare con queste istituzioni di movimento. Se domani rigoverniamo Roma, come facciamo a riparlare di cultura se non dialoghiamo con il ballo occupato, che sta su tutti i giornali, arriva pure a New York? E siamo noi che siamo in ritardo, perché dovremmo andare lì per dire che cos'è la cultura. Terzo punto, la trasparenza e le regole. E qua dobbiamo fare un patto noi di non belligeranza, una resa incondizionata. Quando governeremo non useremo le istituzioni per mettere i nostri affiliati. Basta, è finita, dobbiamo dirlo noi che interrompiamo questo circuito, altrimenti domani ripiangiamo su cose che produciamo. Io direi che un patto di civiltà è quello di non riprodurre le cose che contestiamo. Quindi occorre dire che noi dobbiamo spiegare perché nominiamo qualcuno, perché è giusto che la nomina sia di chi governa, ma ne deve dare conto, deve dire perché lo fa, con quale programma, non che è un amico di qualcuno, non basta più. Allora questo è un altro motivo fondamentale, serve la trasparenza, servono le regole, serve la democrazia dentro i partiti, non basta più solo il leaderismo o è uno dei nostri, che è una delle cose che io non ho mai capito bene che cos'è che significa è uno dei nostri, che poi sto nostri non ci stanno più, dico, però è uno dei nostri significa che è uno giusto, quindi non fate domande perché è uno dei nostri. Quarto punto, oggi siamo in una situazione, ho finito, credo di star pure nei tempi. Allora, quarto punto, noi siamo davanti a una crisi che è economica, ecologica, sociale, veramente una crisi che mette in discussione la nostra capacità di riprodurre pure, diciamo, la ricchezza, quella tradizionale. Ora, di fronte a questo impasse, dobbiamo saper percorrere nuove strade. Quando si fa riferimento ai beni comuni, si dice, e lo dice la Ostrom, bisogna saper generare nuove istituzioni collettive tra mercato e Stato. Ma questo è un compito, ma non è importante per noi, non è sfidante. In questo momento non ne siamo capaci, non siamo capaci neanche di mettere le persone giuste nelle aziende municipalizzate. Ma quale creare nuove istituzioni? Allora,
Le sfide che abbiamo davanti, la sfida dei beni comuni, cioè quella di stare tra il mercato e lo Stato, di avere un sistema economico a un impatto, con un metabolismo sociale ed ambientale minore, perché la terra non ce n'è per sempre e per tutti. Di fronte a queste sfide, pensare un benessere con poca crescita o senza crescita, una prosperità per tutti, di fronte a queste sfide servirebbe mobilitare, saper mobilitare le migliori energie vitali di un paese, quindi i partiti dovrebbero essere addirittura attrattori. Allora dico, a volte bisogna anche ammetterlo che non siamo noi nella contemporaneità. Le istituzioni di movimento, quando uno le vede, generano pure freschezza, ma uno che viene a fare nella sezione di Sella o nella sezione del PD, ne piglia un colpo. Ma io lo dico, ma un giovane deve essere malato per andare dentro una di queste sezioni, cioè deve avere dei problemi, dei disagi personali, perché altrimenti lo frequenta per un anno e poi se ne va. Allora quel perché, se vuole essere fresco e vivo, deve andare da qualche altra parte. E questo lo dico anche per la formazione. Goffredo lo sa, io coordino una formazione politica, e a Goffredo gli ho detto, guarda che lì si discute, è venuto, ha discusso una a una. Allora bisogna ricostruire dei luoghi dove ci si guarda in faccia, dove Bettini non è Bettini e quindi ha ragione, dove ci riabituiamo al corpo delle persone, perché la politica non è solo virtuale, ma sono anche corpi in movimento. Bravo, ma hai rovinato il team. Ivana della Portella.